Bomba, ci siamo ragazzi. Oggi Ponte Molino. Ciao ragazzi, oggi vi abbiamo portato in un posto nuovo, siamo a Osi Ponte Molino, ci troviamo tra Verona e Ostiglia, siamo proprio sul confine Veneto-Lombardia. Sono venuto con il grande Dave a fare una sessione di 2 giorni, ci troviamo posta 8 e posta 9. È la prima volta che veniamo sia io che il Dave, quindi l'approccio è stato molto schematico. Abbiamo chiesto anche diverse info a persone, amici che frequentano il lago spesso, quindi diciamo che ci siamo fidati ciecamente di loro. Abbiamo fatto un po' di plumbing, insomma abbiamo cercato un po' di capire la conformità del fondale. C'è da dire che il fondale puzza un po', quindi come dice Dave è meglio dare una ricontrollata subito, dopo poco, per capire se siamo in pesca o no. Mi viene da dire che quasi tutti i ragazzi a cui abbiamo chiesto informazioni ci hanno detto che è un posto difficile. L'intento mio e del Dave appunto era quello di venire a fare un sopralluogo, una sessione di prova per l'enduro youtubers che si farà il 26 e il 27 ottobre qui a Osi Ponte Molino. È aperto al pubblico, quindi mi raccomando, segnati le date, vienici a trovare, saremo in una bella squadra. Ci saranno tantissimi brand anche a sostenerci e li potrai trovare anche all'enduro. Quindi, che dire, vieni, ci saranno 2 lotterie, una per il sabato, una per la domenica. Poi faremo anche diversi giochi, diversi quiz a tema, insomma, quindi ci sarà da divertirsi. Non perdere l'occasione. In descrizione puoi trovare tutto quello che riguarda l'evento, le informazioni e tutte cose. Quindi vai giù in descrizione, schiccia parteciperò e ci vediamo il 26-27 ottobre. Comunque ragazzi, promo a parte, l'idea della sessione appunto era venire a scoprire questa piccola cava. Mi viene da dire che è sì una cava piccolina, ci sono poche poste, 9 postazioni, tra cui 2 di queste sono doppie, però anche se un posto piccolo i pesci che lo abitano sono veramente veramente grossi. Ci hanno detto che ci sono diverse over 30, mi viene da dire che non sarebbe neanche così male portarvi una over 30. Beh ragazzi, che posso aggiungere, siamo arrivati circa 5-6 ore fa prima di pranzo e spero insomma di riuscire a portarvi un pesciotto prima del cambio esca, se no ci vediamo tra poco che facciamo il cambio esca insieme. Qui si può utilizzare il barchino, quindi con me ho anche il barchino, non sto calando lontano perché le postazioni sono abbastanza limitate, ecco. Però per avere una pastura più concentrata, dato anche dal fatto che non si può utilizzare lo spomb, mi sono sentito insomma di portare con me anche il mitico Predator. Quindi dita incrociate, speriamo di vederci tra poco da Materassino. Se la prossima clip non sarà da Materassino, sarà col cambio esca. Sempre qua siamo.
Bene ragazzi, facciamo un cambio esca insieme, andiamo. Porca. Porca. Ci riproviamo con il dambolino. Dambolino ABBA. Vediamo. Prima ci avevo aggiunto un chicchetto di mais finto, arancione, per cercare di dare contrasto. Però forse lo spot non era dei migliori. Sia al terminale la Dumble che il piombo puzzava un po' di fango, quindi forse non era lo spot migliore. Adesso ci riproviamo. Come sempre, dita incrociate. Facciamo una bella calatina con il barchino, dambolino ABBA, sacchettino, pasturino e via. Ragazzi, c'è un caldo orchi, metà giugno, ma porca, c'è un caldo pazzesco. Vabbè, andiamo a fare la nostra mitica super mega galattica calata. Andiamo a mettere un po' di mais dolce in scatola, un po' di ABBA, un po' di ABBA tritate, pellet ABBA con il pellet ABBA fruit, tutto bagnato con il liquid food ABBA, ha fatto una bella poltiglia, possiamo dire. Due scucchiaiate, preferisco non compattarlo, vediamo come va, questa la lascio così e speriamo bene, insomma. Dita incrociate. Vai bello, verso la big. Ragazzi, io penso che in posti così dove il pesce è molto sospettoso, penso che sia meglio utilizzare tendilenza. Lo sapete, io non sono un gran amante di tendilenza, però penso che per questa sessione sia meglio utilizzarli. Intanto vi mostro come li metto io sul filo. Ecco, vediamo. Niente ragazzi, direi un passaggio abbastanza semplice. Metto il filo tutto in bando, fino a quando non mi arriva praticamente sulla testa. Metto la punta della canna semplicemente dietro la testa, prendo il filo e da qui gestisco tutto. Ragazzi, l'ho già detto che c'è un caldo orchi. E niente ragazzi, arrivati a questo punto lascio il piombo cercando di mantenerlo sulla traiettoria. Intanto è saltato un super pesce. Dita incrociate per il team FS. Proprio così. E lo lascio cadere circa 3 metri dalla punta della canna, insomma, poi questo dipende sempre da quanto fondale c'è. Però questa sarà la presentazione, dita incrociate, speriamo bene.
Ah, Dave! Bisogna vedere se la portiamo a Guadino, però. Bene ragazzi, finalmente ci siamo. Finalmente la prima partenza. Speriamo di portarla a Guadino, ragazzi. Guardando un video di Crimax, mi ricordo che anche Max aveva incannato un pesce che sembrava molto grosso, invece poi alla fine si è rivelato piccolino, quindi non voglio fare nessuna premessa, speriamo bene, dita incrociate. Una bella carpa, una bella carpa. Quella centrale, ti pagava quella centrale. Te l'avevo detto, eh? Sembra una bella specchiotta. Ho detto che quella. Prendi questo dei per favore, che c'ha il manico più duro. Pagava, eh. Grande inguadinatore professionista! Andiamo! Andiamo! E FS colpisce ancora! Ragazzi, questa è stata sudata, è stata sudata! Con cosa ho preso? Col dambolino? Non ci ho neanche fatto caso, ragazzi, ero così concentrato, non ci ho neanche fatto caso! Andiamo! Dambolino, ecco! Dambolino 12-14! Dambolino! Del mitico Dave! Bambolino della casa Luz. Non è enorme, ma va bene. Non è enorme, ma va benissimo, direi. Ok. Ok, ok, ok. Oh, sono molto gasato, per fortuna. È arrivato il pesce dello scappotto con la mitica Dumble di Luz Team FS Saba. Molto molto soddisfatto, ragazzi. Un pesce perfetto, immacolato, scuro, delle pinne enormi. Era una lamata impeccabile, labbro inferiore. Non si poteva slamare. Era difficile da slamare questo. Chissà se il tendilenza ha fatto la differenza a questo giro. Vi ho mostrato, insomma, e ho preferito utilizzare il tendilenza del mio amico Max. Mi ha tenuto il filo decisamente steso sul fondo e forse ha fatto la differenza. Dambolino, mitico dambolino. Grazie Dave. Mitico dambolino. E andiamo per un super pesciotto, ragazzi. Bellissimo, 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 veramente. Bello, bello. Bello. Che mi toglie il cappotto. Così. Così. Con questa bellissima regina scura dell'Osi Pontemolino. Finalmente, ragazzi, finalmente. Ne approfitto per ricordarvi il 26 e il 27 ottobre. Ci vediamo qui, Osi Pontemolino. Ci sarà l'enduro youtuber. E niente, speriamo di vederci lì. Speriamo di vederci qui. Grande, troppo contento. Troppo contento. È arrivata. Grazie puzzona. Poi si festano sti pesci.
Nel fondo. Nel fondo. Ciao Ciccia. Grande. Negli abissi. Che dire ragazzi, direi un posto piccolino ma decisamente suggestivo. Le poste direi che sono messe anche abbastanza bene. Il posto è piccolo, un'ex cava di torba è piccola, quindi se uno pretende lanci lunghi questo non è il posto adatto, però ci sono bellissimi pesci e direi che è la mattinata del secondo giorno, quindi siamo ancora qua. Vediamo, magari arriva qualcosa di interessante. Dico qualcosa di interessante, ragazzi, perché qua dentro ci sono anche un paio di over 30. Mica male per il posticino che è. Questo appunto, come dicevo prima, è un ex cava di torba. E possiamo dire che viene letteralmente abbracciato dal fiume Tartaro, che è anche il fiume che alimenta la cava, la tiene sempre a livello. E penso che questa sia la motivazione del fatto che i pesci crescono così tanto qua dentro. Poi comunque... sulla riva abbiamo trovato diverse chioccioline e cozze anche, quindi sicuramente l'alimento qua dentro non manca. Poi aggiungo che chi conosce il lago già lo sa, però all'interno ci sono diverse specie di pesci, anche il siluro, dall'alborella, insomma, carassi, piccoli pesci bianchi e anche al siluro. Difatti ne abbiamo visti un paio, uno forse l'ho ripreso anche con la camera. Però ragazzi, se devo essere sincero, anche un siluro non mi dispiacerebbe. Qua mi hanno detto che ci sono un paio di siluri da 60 kg. Io adesso vi riferisco quello che mi hanno detto, prendetelo con le pinze, non so se è vero, però se qualcuno di voi ha informazioni sulle taglie anche dei siluri, scrivetelo nei commenti. Sicuramente un'altra cosa che beneficia lo sviluppo delle nostre amiche carpe è anche la profondità di questa piccola cava. Arriva fino a 7,5 metri, che... direi che è un'ottima profondità per una cava così piccola. Ricordo ci sono 9 postazioni, 2 doppie, 2 di queste sono doppie, e sì, sono abbastanza vicine, diciamo che il range di lancio è indicativamente sugli 85 metri, 90 metri, forse questa e la 5 penso siano le postazioni con il raggio più lungo. Parlando dell'approccio che ho utilizzato io per questa sessione, direi che è stato un approccio abbastanza semplice, direi forse l'approccio di chiunque, insomma, che arriva su uno spot nuovo. Quindi diciamo che non ho ancora grossi consigli da darvi, però vediamo, abbiamo ancora un paio d'ore di pesca, adesso mi metto a fare un paio di terminali e poi dopo ve li mostro.
Bene ragazzi, vi mostro la montatura che sto utilizzando. Questa è su uno spezzone di shock. Ok, è solo per farvi vedere. In sostanza niente di così complesso. Safety clip, montatura a perdere con piombo del Bone Max a pera. E proseguendo troviamo un combi rig con una dambolina del 14 ABA, ovviamente. Niente, combi rig molto semplice, quelli che ho fatto prima qua insieme a voi. Ehi, gringo, cosa facciamo? Andiamo? Intanto ecco lo spezzone intrecciato per il combi rig. Un amo di Carpras, ho preferito un amo piccolino del 6 nella speranza insomma che sia meno sospettoso per le carpe. E niente, vediamo se questa presentazione può portarmi l'ultima carpetta della sessione. Vediamo, dita incrociate. Ragazzi, un consiglio che mi sento di darvi al momento è di calare sempre col sacchettino. In questo posto, testuali parole, mi hanno detto che il sacchettino piace, quindi caliamo sempre col sacchettino. Io ovviamente non mi faccio mancare una super spruzzata di Liquid Attractor, ovviamente ABA. Vado a inserire il tutto, preparo poi il barchino perché calerò col barchino e vediamo di farlo insieme, dai. Beh ragazzi, che dire, qui c'è sicuramente un fondo limaccioso molto puzzolente, quindi è meglio ricontrollare spesso gli spot fino a quando noi siamo sicuri di essere su degli spot puliti, senza tutto questo fango, tutto questo sedimento che a sua volta puzza e sicuramente i pesci non si andranno poi ad alimentare su quegli spot puzzolenti, quindi niente, mi sento di dirvelo, dopo un paio d'ore magari controllate i terminali, annusateli. Ok ragazzuoli, mettiamoci qua per terra per il cambio del terminale, quello che vi ho fatto vedere poco fa, questo via, questo su. Intanto c'è un ragazzo in posta 5, penso sia cappotto, però sappiamo, questo non è una cava semplice. Niente, il nostro bombolone qua pronto, questo mettiamolo via se non lo perdiamo e andiamo a calare. Oppa ragazzi, niente di troppo complesso, perché mi hanno detto insomma che quando il pesce è un po' apatico, quando il pesce è un po' diffidente, quando il pesce non magna, mi hanno detto non esagerare con la pastura. Quindi vediamo, così liscio come l'olio, andiamo. Che calura anche oggi ragazzi. Bene dai, cambio esca l'abbiamo fatto, direi l'ultimo. Chi lo sa che quest'ultimo cambio di strategia mi possa portare un altro pesciotto. Ok, ci siamo. Avevo messo il telefono qua per fare un bel carpran, ma non l'ha preso. Ciao. Ehi, ciao. Fai pure, finisci. Ciao. C'è la mamma di Luca? Di Michael. Di Michael? Sì. Molto piacere. Luca. Nadia. Credimi, ero qua con le dita incrociate. Dicevo, speriamo. Sì, questo... Bisogna avere passione. Perché questo è un hobby di pazienza. Sì. E di speranza. Beh. Però sono sicuro.
È grosso. È un siluro. È un siluro, e l'avevo chiamato, è arrivato. Ah, oh, vedi allora. L'avevo chiamato, è arrivato. Beh, che dire, ragazzi. Wow. Un piccolo siluretto. Sempre d'ambolina Abba. Ah. Molto soddisfatto delle mie esche. Eh. E niente, è andato. Come è arrivato, è andato. Beh, insomma. Contento. Beh. Ci sta Nadia, dai, no? Ci sta. Ci sta e come? Ci sta. Sì, dai, almeno che sia un po' ricompensata. Sì, beh. È vero che, insomma, sì, non si portano via, però. No. La passione è anche questa, insomma, rivederli andare. Penso anch'io che sia così, sì. Rivederli andare. Ragazzi, direi che siamo arrivati quasi al termine di questa bellissima sessione, mi viene da dire, perché comunque è stata bella, entusiasmante, perché è un posto nuovo, quindi quel pizzico di adrenalina, quell'emozione che dà, diciamo, l'avventura, l'avan scoperta, ci sta, quindi sono comunque contento. Sono ancora in pesca, però al momento è uscita solo una carpa e un super siluretto. Però insomma voglio dirvi un po' qual è stato il mio approccio per questa sessione, ecco, contando il fatto che ho chiesto informazioni a diversi amici che frequentano il lago. Diciamo che a tutti è sfuggito il dettaglio del fondale puzzolente, però sono comunque contento, insomma, penso che anche grazie ai loro consigli sono riuscito a fare quei due pesci, ecco, perché comunque, ripeto, è un posto difficile. E posso dire che ho incominciato il mio approccio di pesca pescando con due... Dicevo, pescando con due canne verso il centro e una marginal nel sottoriva. E dopo poche ore, insomma, ho visto che il fondale puzzava parecchio. Poi anche il Dave mi ha detto, che era arrivato un po' prima di me, mi ha detto che il fondale puzzava. Quindi, dato da questo elemento qua, ho deciso di spostare tutte le mie canne nel sottoriva. Ho seguito fondamentalmente la sponda. Ho calato tre canne marginal, direi dai 5 metri a un metro dalla sponda. E ho notato che anche a 5 metri il fondale puzzava. Quindi questa mattina le ho portate tutte e tre attaccate. Proprio attaccate alla sponda, e non so, parlando con un mio amico mi ha detto che le altre poste non sono così, quindi mi viene da dire che le postazioni non sono tutte uguali, nel senso il fondale che ci troviamo davanti alla posta non è uguale per tutto il fondo della cava, quindi quello che voglio dire è che se venite alla 9 sappiate che c'è un fondale puzzolente in questo periodo, perché poi cambia anche da periodo a periodo, sapete. Comunque niente, direi appunto pesca marginal. Vi ho mostrato, insomma, mi sono mosso principalmente col barchino perché preferivo, insomma, avere poca pastura ma concentrata. Però dai ragazzi, direi tutto sommato che la sessione è uscita. Sapete, sono qui anche per vedere il posto, per farmi un'idea, insomma, per l'enduro che si terrà il 26 e il 27 ottobre. Ricordo, sarà l'enduro YouTubers aperto al pubblico, ci saranno diversi brand a sostenerci e ci saranno tantissimi, credimi, tantissimi premi per le lotterie che si terranno sia sabato che domenica. In più faremo diversi giochi a tema, diversi quiz, diverse challenge, dove si potranno vincere anche lì ulteriori premi. Ci sarà un buffet, un piccolo aperitivo, insomma, piccolo e soggettivo, però ci sarà una bella stavolata di roba, quindi perché no, non perdere l'occasione, e se vuoi i dettagli li trovi in descrizione. E niente, dai, speriamo, ragazzuoli, speriamo di salutarci con un altro bel pesciotto, e se non fosse, insomma, ci vediamo in un prossimo video.